Anche l'ambasciata italiana a Vienna, così come le altre ambasciate, è stata chiusa dopo i fatti di ieri, questo secondo le indicazioni che sono arrivate proprio dalle autorità locali. Ma ovviamente grande l'attenzione un po' in tutta Europa, anche in Italia. Ci spostiamo proprio al Viminale, dove si tiene il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza, convocato d'urgenza dopo quanto accaduto a Vienna. Andiamo in diretta dai nostri inviati Chiara Paduano e Alessandro Fresilli. Chiara, siamo da te. Un'intensificazione dei controlli, soprattutto ai valichi di frontiere con l'impiego dei militari dell'esercito. E poi ancora il punto sugli obiettivi sensibili del nostro paese. Questo in sintesi l'esito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato alle 13 di oggi d'urgenza dalla Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Un comitato che si è concluso poco fa. Tanti temi sul tavolo dopo le degli attentati terroristici delle ultime settimane, l'ultimo quello di ieri a Vienna. Tutti i paesi, l'Austria e la Francia, confinanti con il nostro nel cuore dell'Europa. Al tavolo, oltre al ministro dell'Interno Lamorgese, anche i vertici delle forze di polizia e dell'intelligence. E poi si è parlato anche dell'immigrazione, l'immigrazione quella irregolare. Il comitato ha messo a punto un piano operativo che andrà però con concordato tra il governo italiano e il governo tunisino per l'intensificazione della collaborazione in modo da bloccare le organizzazioni di trafficanti di esseri umani e l'immigrazione irregolare. Dal Viminale tutto, vi restituisco la linea.